Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci sarà un grande ritorno al passato. Infatti andremo a rispolverare quello che abbiamo fatto tempo fa, ovvero le creepypasta. Ma questa, come sapete, che comunque è il mio format da sempre, questa è una specie di creepypasta barra storia raccontata o comunque descrizione del personaggio. Perché oggi andremo a vedere il personaggio di Kissimissi, ovvero la versione femminile del nostro amico Huggy Wuggy, presente su Poppy Playtime. Questo è un gioco che sta spopolando attualmente. Come sapete, comunque avete visto nel mio canale, ho portato veramente numerosi video riguardante questa creatura, quindi se vi siete persi altri video vi lascio il link qui sopra nelle info. Per chi volesse e fosse interessato a Kissimissi, ovvero a questa versione tra virgolette rosa, che forse è anche quella un pochettino più amichevole, anche se sembrano tutti amichevoli, ora possiamo andare a vedere di che cosa si tratta, del suo personaggio e di come si comporta con le persone o comunque con noi. Ora andremo a vedere tutto ciò. Iniziamo subito col dire che Kissimissi è la versione femminile di Huggy Wuggy, come abbiamo detto in precedenza. Considerando il suo nome, è più probabile che la sua capacità sia di baciare, mentre la capacità di Huggy Wuggy è di abbracciare. Infatti, Huggy è più o meno hug è l'abbraccio, invece il Kissy è comunque il bacio. Viene comunque identificato grazie a questo, possiamo dire. Il suo vero nome è Lovey Dovey, è un nome un po' strano, però comunque è il nome proprio della persona. Infatti Kissimissi è un nome dato a questa creatura successivamente. Ora parliamo un pochettino dell'aspetto esteriore di questa creatura, però prima di continuare vi ricordo di lasciare un bel like e se non avete ancora fatto iscrivetevi, perché questi video qui sono veramente bellissimi e speciali, quindi mi raccomando iscrivetevi. L'aspetto di Kissimissi è simile a quella di Huggy Wuggy. Infatti, come possiamo vedere, sono veramente quasi uguali. Cambia qualche fisionomia sulla faccia, possiamo dire. È una creatura alta, con una pelliccia tendente al rosa. Mani e piedi sono di color giallo, come su Poppy Playtime di Huggy Wuggy. È una bocca rosso barra rosa. Poster e nelle opere d'arte su di lei, la sua pelliccia è magenta chiaro, mentre sui dipinti e murali è invece un rosa chiaro. I suoi occhi sono grandi e hanno anche delle ciglia, a differenza di Huggy Wuggy. Ha un papillon blu come un accessorio. Sembra anche molto flessibile ed elastica, proprio come Huggy Wuggy. Infatti possiamo vedere molte somiglianze nel suo comunque ragazzo di Huggy Wuggy. Questa, se facciamo una descrizione fisica, è una specie comunque giocattolo, presumibilmente comunque un giocattolo, un genere femminile, e ha un colore degli occhi nero. Ci sono veramente molte apparizioni, sicuramente vi do già una dritta. Questa creatura qua verrà a farci compagnia nel capitolo 2 di Poppy Playtime, perché attualmente l'abbiamo vista solamente in alcuni post. Infatti nel capitolo 1 ci sono veramente molti post, per esempio una stretta stretta, quindi è un poster che si può trovare su Poppy Playtime, ma ce ne sono veramente molti altri che anche richiamano quello che è di Poppy Playtime, comunque richiamano anche Huggy Wuggy. Sono cose veramente molto collegate. Infatti se noi andiamo a vedere un pochettino Huggy Wuggy, che sembra comunque abbastanza simile, possiamo dire. Però possiamo dire che la differenza è che mentre cammina, Huggy Wuggy ha un'andatura abbastanza rigida, ma piuttosto agile, e dall'aspetto stranamente organico. È in grado di esplodere in incredibili esplosioni di felicità, usando le sue lunghe braccia e gambe per spingersi in avanti. Mentre striscia attraverso le prese d'aria dietro al giocatore, Huggy è in grado di piegare e contorcere il suo corpo per adattarsi ai spazi stretti. Prima che il giocatore lasci cadere la cassa su Huggy Wuggy sulla passerella, può essere visto come correre verso il giocatore a quattro zampe, proprio come una scimmia.
Diciamo che la personalità di Huggy Wuggy rispetto a Kissimissi è un pochettino più diversa. Infatti, Huggy Wuggy è basato sulle controparti giocatori più piccoli, attraverso processi sconosciuti. Huggy è cresciuto fino a diventare un mostro omicida, massacrando chiunque incontri. Mentre insegue il giocatore, Huggy indossa costantemente un sorriso squilibrato a 32 denti, suggerendo che gli piace dare la caccia alle sue vittime, o più semplicemente che la sua autonomia gli impedisce di non sorridere. Durante l'inseguimento, Huggy è in grado di interrompere e tenere il passo con il giocatore navigando attraverso il sistema di ventilazione. Un registro audio registrato da uno scienziato della Poppy Playtime & Co. rileva che Huggy è capace di coordinazione e cooperazione, suggerendo un'intelligenza ancora più profonda rispetto ai classici giocattoli che possiamo trovare. Infatti, ci sono i giocattoli ultimamente che sono usciti che sono veramente molto molto intelligenti, ma nulla ha a che fare con Huggy Wuggy, perché questa creatura è ancora peggio, ragazzi. Ora vi parlo un pochettino di curiosità sia di Huggy Wuggy che di Kissimissi. Durante la sequenza di inseguimento ci sono più modelli di lui intorno alle prese d'aria che si attiveranno una volta che il giocatore entrerà nella gelazione. Infatti si dice che quando noi facciamo il percorso, comunque quello di inseguimento, ci sono più Huggy Wuggy. Quando ci osserva, Huggy, prima che diventi ostile, la pelliccia del suo corpo può essere vista muoversi, specialmente intorno all'area del torace. Una teoria dei fan suggerisce che Huggy Wuggy fosse Rich Avery, che viene sottoposto a un esperimento condotto da Playtime e che è andato storto per essersi lamentato aver parlato contro il male contro l'azienda. Un'altra teoria dei fan suggerisce che Poppy Playtime stia controllando Huggy e Kissimissi. Inoltre, Poppy sembra usare Huggy e Kissy per portare il giocatore al suo caso, ovvero dentro dove sta abita. Ciò suggerisce che Huggy è un protagonista e in un certo senso perché aiuta il giocatore a trovare la strada per Poppy Playtime. In un primo piano del trailer di Kissimissi sembra che dentro i suoi occhi di plastica si nascondano grandi occhi, simili a quelli umani, come possiamo vedere, vi lascio comunque vedere. Tuttavia, questo è stato dimostrato falso, poiché si scopre che gli occhi che si presume siano stati visti sono solamente un riflesso del pavimento. All'interno del Poppy Playtime Mansion ci sono probabilmente gli occhi di Poppy, o come ci suggerisce una teoria, gli occhi di Stella. Le sue labbra e i suoi denti si muovono quando Kissimissi e Huggy Wuggy attaccano al giocatore. Un'altra curiosità che volevo farvi vedere e sono tutte quelle specie di telecamere che possiamo trovare in giro. Ho un contenuto che ho già portato nel canale. Però se ci pensate, perché ci sono tutte quelle telecamere? E perché Huggy Wuggy ogni volta che iniziamo a fare un puzzle, Huggy ci osserva? Perché? Avete mai fatto caso? Fateci caso anche voi. E soprattutto, perché Kissimissi nel primo episodio non si è manifestato? Dov'era Kissimissi? Cosa stava facendo? Perché non eri insieme a Huggy Wuggy? Ragazzi, questo video è finito. Spero che vi sia piaciuto, comunque spero che vi sia stato utile per capire un po' meglio queste creature. Questo sarà molto probabilmente uno degli ultimi video che farò riguardo Poppy Playtime, a meno che non ci saranno novità sul capitolo 2, perché il capitolo 1 ormai l'abbiamo esaminato tutto. Quindi ragazzi, mi raccomando, lasciate tanti like. Come sempre vi ricordo che al centro vi iscrivete al mio canale. Adesso trovate un mio video che ho fatto più recente, che vi consiglio di andarlo a vedere assolutamente. A sinistra trovate un video che ho fatto, anzi una bella playlist che ho fatto appositamente per voi. Quindi ragazzi, grazie per la visione di questo video e ci becchiamo alla prossima. Ciao ciao!